Cos'è tutta questa confusione? No, non parlare. Cos'è tu? Non siete a casa vostra, dai, una calmata. Ok. Perché tanta agitazione? Hold you tight. This is the time I feel alright. And then the moon is shining so bright. See its reflections in your eyes. And then cos'è tutta questa confusione? E non siete a casa vostra. E datevi una calmata. E perché tanta agitazione? Io non credo che le cose nascono per caso all'interno di un laboratorio. Le cose si maturano all'interno di un laboratorio. E si vede che il gruppo della redazione di Fiori di Carta, dopo un lungo percorso, che è nato nel 2007, quando ricordo una mattina la dottoressa Donatis all'interno di una riunione di supervisione mi disse: ma perché non fare un giornale dell'associazione? Io ho sempre creduto in una psichiatria che fosse al di là della psichiatria, che significasse veramente entrare nelle vite delle persone, conoscere nel profondo quello che queste persone mi portano, al di là di una scrivania che non ci può dividere e che poi mi permette di veramente interpretare i loro desideri più profondi e quindi andare al di là dei problemi che mi vengono proposti e trovare insieme delle soluzioni. Supera il profondo lago ghiacciato della tua anima. Non fermarti nella capanna del silenzio. Non perderti nel bianco bosco incantato. Segui il sentiero di petali. Cerca l'albero in fiore. C'è. Risata. Sorriso di Giuliano che guarda Sabrina. Motore Jack. Capitolo 2, scena 3, Jack 24. Ragazzi, adesso azione, azione. Che momento di istituzione. Mi sto facendo male la faccia per le risate. Mi sto facendo male la faccia per le risate. Abbiamo vinto. Azione! Ragazzi, adesso andiamo, mi fate lì, scopriremo cosa ci aspetta. Stop! Buona! Meno male! Andiamo a fare il maledetto! Ed è stato bello perché intanto c'è una freschezza, un'innocenza, una meraviglia negli occhi di questi ragazzi che spesso non si trova negli occhi già cinici a 18 anni di molte persone cosiddette normali. E quindi per me lavorare è stato un insegnamento che hanno fatto loro a me. Azione! Con lui tempo e con ogni scussure, ogni scarpa da venta scarpone. E poi ci fabbrica e sfabbrica, non perde mai niente. Ok, la teniamo per buona. No, poi faccio un'altra, se vuoi. Se vuoi faccio un'altra, perché dovevi voltare lo sguardo e poi leggere. Ah, che non l'ho visto!
facciamo così. Oddio, avevano quel ruolo e io ero nelle loro mani, nelle vostre mani, e quindi facevo quello che che dicevate. Sai, il cinema a volte è diretto da persone che hanno 101 anni, pensa a Manuel d'Oliveira, persone che parlano altre lingue. L'importante è trasmettere la propria idea, la propria visione, il proprio punto di vista. E quelle sono state in pratica. Che cosa rappresenta questa barca? Sei tu. Siete voi. Siamo noi. E perché? Quella barca è un po' come ognuno di noi. Ha un grande desiderio di tornare a navigare. Voi no? Non volete solcare nuovi mari? Magari! Sono anni che ne parliamo. E come possiamo fare per solcare questi nuovi mari? Liberate le vostre idee, fantasie, sogni, progetti e pensieri. Migliorerete ciò che vi circonda, le persone e voi stessi. Ricucite le vele strappate dall'ignoranza. Le farete gonfiare dal vento dell'entusiasmo. Forze stanche, ma non vinte. Un qualcosa che forse era stato depositato, un po' abbandonato, ma non morto, su una spiaggia di sassi, quei sassi ovoidali, qualcosa che non sono altro che non sono sassi, ma sono uova, uova che si devono dischiudere. E il personaggio della barca è un personaggio umano che nonostante le fatiche, nonostante la stanchezza, nonostante abbia perso le vele, nonostante abbia dei frammenti di barca ancora appena intatti, riprenderà a navigare, riprenderà il mare con nuovi entusiasmi, con nuovi desideri e con occhi nuovi. E mo c'è buone da questi. Faire du sport, c'est pas compliqué. Il faut sortir de son lit douillet et
éteindre l'ordi et la télé. C'est parti pour s'entraîner. Mado, est-ce que tu sais faire? En les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt. On chante à tue-tête, c'est nous les athlètes, les bras en avant. Et puis maintenant, levons-les en l'air. En les balançant un de chaque côté. Ça y est, on est prêt. On chante à tue-tête, c'est nous les athlètes. Ma guarda, ci sono bravi, guarda. E chi li batte questi qua? Non vuoi dire come siete, auro cattiega c'è che ha pallone, questi sono proprio morti. Bene, gioco il pallone che ti pise le scarpe allo chiodo. E dimoci mi pure metti queste scarpe, così dimoci, ci facciamo una sfida contro questi qua. Ci te pensi che sono? Scendiamo in campo, dai, sfidiamoli. Quando ci trovavamo magari a girare i film, era qualcosa di particolare perché si scaturiva una felicità così all'improvviso che ti nasceva quel sorriso che ti faceva dimenticare un po' i problemi della vita. Mi ha fatto superare la paura di non farcela, di essere come prima. Invece adesso sono diversa, sono cambiata. Perché prima ero una ragazza chiusa che non parlava con nessuno. Guardavo gli altri che parlavano e io non parlavo. Certamente, perché io avevo provato di tutto e di tutti. Questo cortometraggio per me è stato bellissimo, ribadisco, io ne rifarei un altro subito un altro stampo, ne rifarei subito un altro, immediatamente, pure mo ne rifarei un altro io, perché io quando recito mi stimo me stesso, no? E io sono andato a chiedere a un vigile che stava in piazza e stava parlando con uno. Mi scusi signor vigile, siccome devo fare uno spettacolo al teatro e il regista mi ha detto che devo procurarmi dei guanti bianchi, non è che lei mi potrebbe prestare i suoi? Ma c'è vuole questo che è scemo? Signor vigile, io non sono scemo, ma sono depresso. Si può capire tanto da ciò che ha appena detto questo ragazzo. Credo che ci abbia insegnato qualcosa di importante. Vito, vieni qui a prendere i guanti che mi hai chiesto. Desideriamo richiamare compassione, noi presentiamo dei prodotti e questi prodotti hanno un costo in termini emotivi, in termini economici e hanno un prezzo per chi li vuole comprare, non un prezzo da un punto di vista economico, ma un prezzo da un punto di vista emotivo, da un punto di vista del piacere di sentire la cultura e di condividere il prodotto fatto da altri esseri umani come noi. Chi ci sta, ci sta. Chi vuole viene a vedere i nostri prodotti teatrali, chi vuole viene a vedere i nostri film, chi vuole viene a vedere i nostri tornei di calcio, chi vuole legge i nostri prodotti editoriali, chi non vuole non li legge, rimarrà esattamente come era prima, forse un po' più povero, forse un po' più ricco da un punto di vista autoreferenziale, ma a noi non ci importa. Non vogliamo che tutto quello che noi produciamo venga accettato o peggio ancora venga valorizzato in quanto prodotto di malattia e non prodotto di umanità.
nuovo fiore di carta! No! Che solcheremo ci faranno davvero meraviglia, e solo se sapremo continuare a provare questa meraviglia saremo davvero vivi, come persone innanzitutto, ma anche come gruppo, come redazione, come magazine. La meraviglia è essenziale tanto quanto la curiosità.